I sensori di movimento sono il segno della cattiva coscienza che esiste in tutti coloro che hanno avuto qualche responsabilità sulla durata del ponte di Morandi. Già il costruttore, pochi decenni dopo la costruzione, aveva notato un effetto che non era stato previsto nella conservazione della struttura, perché l'ambiente aveva esercitato un effetto più deleterio del previsto ed era necessario un controllo accurato, perché se esso non fosse stato eseguito nel tempo ci sarebbe stato il rischio di un crollo. L'ingegner Morandi lo aveva paventato, ma non fu ascoltato. La società, ai vari livelli, di chi gestisce le autostrade, di chi ha il compito di controllare chi gestisce le autostrade, a chi ha il compito di approvare le domande fatte da gestore di interventi, un ministero che dorme e invece di essere tempestivo nel dare le informazioni va avanti col suo solito tran tran. I tecnici del Politecnico, che non hanno il coraggio di dire esattamente come stanno le cose, come si suol dire, indorano la pillola, invece di mettere così, come si suol dire, le fiamme al di dietro per spingere ad agire con sollecitudine, dicono semplicemente che ci sono discrepanze tra il modo con cui uno dei stralli è teso nei confronti dell'altro, per cui è necessario un intervento di approfondimento, e non sono sufficientemente così realistici. Attenzione, dovete mettere dei sensori immediatamente per controllare cosa accade nel ponte. Ora lo si fa, quando, come al solito, i ladri sono scappati e allora si corre ai ripari per impedire l'arrivo dei ladri. È una situazione che, per certi versi, è vicina al complotto tra tutti coloro che hanno responsabilità e gli amministrati, che siamo noi, che dobbiamo fidarci di tutti costoro. Hanno la coscienza sporca e ora che i ladri sono scappati con la refurtiva, mettono e vogliono mettere tutte le spie che sono necessarie per vedere che non arrivino i ladri. E tutta quella gente che è allontanata da quelle case, che secondo me in questo momento non corrono alcun rischio, sono state allontanate di casa, perderanno la loro casa, invece di essere tranquilli perché immediatamente si controllano le cose. Sono passati dal 14 di agosto ad oggi quanti giorni? E perché non ci sono ancora questi sensori? Forse sono deliberati oggi, forse sono messi in atto la settimana prossima, e nel frattempo è logico che la gente che è stata allontanata di casa
e per la quale immediatamente faremo, non abbiate paura, qui e lì, e per la quale i tempi per dargli una casa sono lunghi, i tempi per ripagargli la casa perduta, perché le demoliranno, sono lunghi, troppo lunghi rispetto a quelli che... Questo è il sensore che la società dovrebbe mettere in atto immediatamente. Quello per impedire tutto quello che stanno soffrendo queste povere persone, che dopo di aver avuto il danno hanno paura ora di avere anche le beffe, perché iniziano i soliti palleggiamenti tra le responsabilità, che non sono mai di uno solo, sono divise tra enti sempre più grandi nel loro dimensionamento, ognuno dei quali deve dire la sua, e di fronte a cose così pericolose ciascuno ha paura di dire la sua, vuole che qualcun altro si sbilanci per primo, e i tempi da brevi che dovrebbero essere, da immediati che dovrebbero essere, diventano lunghi, diventano inaccettabili, e che sorga la protesta è la cosa più logica in una condizione di questo tipo. È davvero scandaloso per gli amministratori di oggi che a tanti giorni in cui queste persone siano state mandate fuori di casa non ci sia ancora una casa per costoro. Perché non scatta immediatamente di fronte a una sciagura di questo tipo il provvedimento? No, hanno paura, perché hanno, come ho detto prima, così, qualcosa sulla coscienza di sbilanciarsi ancora adesso, e quindi per prima cosa mettiamo le spie, mettiamo sotto controllo questa struttura, quando questa struttura, il movimento che doveva fare, l'ha fatto. Adesso quella che ha fatto resistenza all'evento e ha resistito a una sollecitazione paurosa ha dato il collaudo di essere preparata all'evento, perché messa sotto controllo ha resistito. È un collaudo bello e buono, ma non è giudicato un collaudo. Ne è crollata una parte, l'altra, che crollando ha dato uno scrollone notevole al resto, se non altro per mancanza di quella contiguità esistente tra strutture che non erano incastrate tra di loro, erano semplicemente affiancate con tante cerniere poste lungo il viadotto, cerniere dunque non incastri, per rendere sicuro in partenza tutto questo viadotto. Sarebbe stato sufficiente creare al di sopra di questa struttura una altra struttura di un'altezza da definirsi e non massiccia. Sarebbe bastato un metro di trave continua da una parte all'altra per il viadotto, certo con i giusti giunti di dilatazione, ma collocati in posizioni non corrispondenti ai punti in cui erano applicate le cerniere. Se alla metà di ogni pilone ci fosse stato il giunto di ripresa e poi questa trave, questa strada aggiunta sulla strada, fosse stata eseguita con una fune continua da una parte all'altra, che nei giunti di ripresa si sarebbe anche contorta, assorbendo le reazioni di dilatazione e di compressione che una struttura continua così subisce per il caldo e per il freddo. Ma si sarebbe creato un
ponte extra sicuro. Non è stato fatto. Si è voluto lasciare ai vari elementi il compito di fronteggiare un'eventuale sciagura ad uno, la conseguenza è stata questa. Di fronte a pericoli si poteva prevedere questo strumento per rendere tutto sicuro, non rinforzare gli stralli, semplicemente creare una struttura leggerissima ma rigidissima, collocata a cavallo tra un pilone e l'altro, la quale avrebbe sopportato e supportato tutto il di più che potesse riguardare o gli stralli che non ce la facevano più perché erano sovraccaricati o altro. Non ce l'hanno fatta. Ebbene, se una parte è crollata, l'altra che è rimasta è stata collaudata. Secondo me non avrebbe bisogno dei sensori, ma vedete, non hanno fatto prima che i ladri arrivassero, lo fanno adesso che i ladri se ne sono già scappati con la refurtiva e tutto sommato per cattiva coscienza hanno non solo il coraggio di tenere fuori di casa questa gente, non solo il coraggio di fargliela perdere quella casa che se la sono pagata euro dopo euro con i mutui che non hanno neanche finito di pagare. E chi le ridà quei soldi? Quando gliene ridanno quei soldi? Se tutto deve essere palleggiato tra l'autostrada, tra l'ente pubblico, tra chi realmente entra con il diritto e il dovere di dirigere queste cose e invece la solita amministrazione che è piuttosto carente, perché nel nostro sistema così democratico siamo ridotti a una condizione in cui non c'è la capacità di intervenire prontamente. Ah, c'è stato, ma è tanta la paura in queste condizioni qui che qualcuno rubi, che si consente che i furti avvengano. E pace e amen, io sono stato prudente, ho cercato di evitarli, ma sono successi questi eventi. Di chi è la colpa? Ora, cercare la colpa in una situazione del genere è e sembra doveroso a tutti, ma quando la colpa è di tutti, come fate a prendere un povero Cristo e dirgli che è lui colpevole di tutto? O alcuni poveri cristi? Certo, dovremmo prendere tutte le strutture di questo gruppo, quest'altro e quest'altro, e metterli tutti sotto processo, responsabilizzandoli tutti quanti. La magistratura in un certo senso lo sta facendo, perché gli avvisi di garanzia che sta emettendo non sono uno solo, ma che non cada come è capitato e è stato detto in televisione ieri sera su terzo programma della televisione. C'è stato un ponte di recente che nel collaudo non ha resistito a tutti quei camion che erano stati messi carichi sopra ed è venuto giù tutto. Un evento che è stato posto non sotto l'occhio dell'osservazione, praticamente quasi nessuno l'ha saputo, e alla fine, in una situazione in cui una struttura appena fatta non regge al suo collaudo e crolla, di chi è la colpa? Ah, lo hanno trovato infine. Il colpevole è stato chi, dovendo filettare il ferro in modo da avere quelle zigrinature che consentivano l'adesione tra il ferro e il calcestruzzo, cosa su cui oggi si fa una confidenza proprio oltre quello che merita, l'adesione, avrebbe avuto un difetto e sono venuti ferri che invece di essere zigrinati come dovevano,
piuttosto tondi e scorrevoli, ma non li avevano fatti certamente con i ganci agli estremi. Perché? È perché c'erano le digrinature. Non c'è la prudenza, ma quando occorre, non dopo. Tutta questa prudenza dopo va a discapito di coloro che prima sono stati derubati e poi sono mazziati.